un posto al sole anticipazioni, puntate dal 31 ottobre al 4 novembre 2022. Marina scappa. Ci aspetta una settimana ricca di colpi di scena. Roberto crederà erroneamente di essere stato lasciato da Marina. Poi, però, un dettaglio lo porterà a rimettere tutto in discussione. Nel frattempo, Manuela soffrirà a causa della freddezza di Nico e prenderà una decisione importantissima. E mentre Silvia parlerà a Michele di un argomento molto scottante, Diego sorprenderà Lia nel seminterrato di Alberto e non esiterà ad interrogarla ed a metterla alle strette. Lunedì, 31 ottobre 2022. Dopo un accorato appello, Marina approfitta di un momento di lucidità di Fabrizio per lanciargli un accorato appello e convincerlo a rilasciarla. All'improvviso, un evento totalmente inaspettato sembra annullare ogni possibilità di salvezza per la donna. Roberto continua ad indagare sulla scomparsa della sua amata. Purtroppo, gli elementi che ha finora a disposizione non gli consentono di capire dove sia finita. Arriva la notte di Halloween, quella in cui i bambini di Palazzo Palladini, suggestionati dalle storie sui fantasmi raccontate da Alberto, decidono di compiere la loro missione catturando il fantomatico spirito che si aggira nello storico condominio di Posillipo. A capitanarli vi è l'impavido Camillo. Riusciranno a vedere il famoso fantasma? Lia Longhi continua imperterrita le sue indagini top secret. Diego è sempre più attratto da lei. Martedì, 1 novembre 2022. La Longhi vuole portare a termine il suo piano, costi quel che costi. Crede che il tesoro sia ancora custodito a Palazzo Palladini. La donna non pensa al pericolo e ciò potrebbe rivelarsi fatale. Continuano, intanto, i dubbi e le domande da parte di Roberto sui veri motivi che hanno portato Marina ad allontanarsi da lui. L'uomo deve ricredersi sul conto della donna che ama? È partita volontariamente oppure le è successo qualcosa? Complice la notte di Halloween, Guido, Silvia e Mariella capiscono che il modo migliore per non ricevere brutte sorprese è quello di evitarle in tutti i sensi. La Giordano è ancora nelle mani del suo ex marito, più folle che mai. Arriverà a farle del male? Dopo essere state cacciate da Serena nel corso della festa organizzata per la piccola Irene, le gemelle Cirillo sono molto affrante. Mercoledì, 2 novembre 2022. Manuela, sempre più triste ed abbattuta per il distacco e la freddezza di Nico, non sa più che fare per dimostrargli di tenerci ancora a lui. Tutto questo porta la giovane a prendere una nuova decisione che avrà fortissime ripercussioni sull'animo del piccolo Jimmy. Crescono i momenti di tensione quando Lia, intenta a frugare da sola nel seminterrato di Alberto, viene all'improvviso scoperta da Diego. Il giovane comincia a sospettare di lei. E non esita a pretendere le dovute spiegazioni. La Longhi vuoterà il sacco? E se sì, il Giordano sarà disposto a mantenere il suo scottante segreto? Il legame tra Viola e Damiano si fa sempre più forte. La donna ascolta i suoi problemi familiari e cerca di dispensargli validi consigli. La gente appare sempre più preso da lei. Sboccerà l'amore? Marina vive momenti da dimenticare. Giovedì, 3 novembre 2022. Roberto decide di mettersi l'anima in pace. E arriva alla conclusione che Marina lo ha lasciato a seguito delle ultime, tesissime discussioni che si sono verificate tra loro. E mentre l'uomo fa di tutto per distrarsi, la donna si trova sempre più in balia della pericolosa follia di Fabrizio. Viola, presa a cuore la delicata situazione del figlio di Damiano, è più che mai decisa a dargli un valido aiuto. E sceglie di agire senza perdere altro tempo. Improvvisamente, però, ecco arrivare per lei una proposta molto interessante, assolutamente da non perdere. Si registrano, nel frattempo, momenti di forte tensione per Manuela che, intenzionata a dare una svolta totale alla propria esistenza, si decide ad intraprendere una scelta che spiazza tutti. Nico teme ripercussioni legali da parte di Micaela che è sempre più arrabbiata con le sorelle. Venerdì, 4 novembre 2022. Filippo decide di intervenire nella speranza di placare il dispiacere del padre a seguito dell'allontanamento da parte di Marina. Entrambi si convincono che tra la Giordano e Rosato si sia riaccesa la passione. Ma non è affatto così. La donna è stata rapita e l'imprenditore è l'artefice dell'avvelenamento ai loro danni. Quando tutto sembra perduto ormai, il tycoon ripensa ad un dettaglio che lo porta a trarre una conclusione risolutiva e geniale.
Viola, decisa più che mai a non abbandonare Damiano a se stesso ed a fare qualcosa per suo figlio, fa la conoscenza di Rosa, ex moglie dell'agente di scorta, e Manuel, il loro bambino. A destarle non poche preoccupazioni è la madre del ragazzo. Silvia decide finalmente di parlare a Michele di un argomento molto delicato. Di cosa si tratterà? Avrà a che fare con la loro figlia Rossella? Un posto al sole news. Morto il creatore della soap Wayne Doyle. A darne il triste annuncio la pagina ufficiale della serie di Rai 3. Giorni fa è arrivata una notizia che ha rattristato non poco fans e produttori di Un posto al sole, ed ovvero quella legata alla scomparsa di Wayne Doyle, uno dei creatori della storica soap insieme ad Adam Bowen e Gino Ventriglia con la collaborazione di Michele Zatta. Nei primi anni 90, Doyle ed i suoi collaboratori adattarono la soap australiana, Neighbours, al mercato italiano e nacque così la sempre più seguita serie partenopea, che va in onda da oltre 26 anni con immutato successo. Inoltre, Wayne e gli altri creatori decisero di ambientare la soap a Napoli, che con i suoi suggestivi scenari paesaggistici e non, è diventata grande protagonista così come gli inquilini dello storico condominio di Posillipo, ovvero Palazzo Palladini. Fin da subito, l'edificio è stato teatro di vicende sentimentali nonché di cocente e brulicante attualità. Nel corso di tutti questi anni, Un posto al sole ha appassionato diverse generazioni di telespettatori. E ancora oggi, gli ascolti sono da record. Alberto Rossi, che nella serie veste i panni di Michele Saviani, nel commentare il post dell'annuncio della morte di Wayne, ha scritto: «Wayne, solo una cosa, mi hai svoltato la vita. Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra». Il successo della soap di Rai 3 è, dunque, anche merito dei suoi sceneggiatori, i quali sono sempre in grado di creare trame avvincenti e ricche di colpi di scena che non annoiano mai. In questi giorni, a tenerci incollati alla TV è la vicenda legata alla sparizione di Marina Giordano. Roberto riuscirà a rintracciarla? Non perdetevi le puntate novembrine, sono previsti tanti sussulti. Anticipazioni Un posto al sole. Marina riesce a scappare, un imprevisto, però, capovolge tutto. Nelle scorse puntate di Un posto al sole, quelle che conclusive del mese di ottobre 22, è emersa una inquietante verità. È stato Fabrizio Rosato ad organizzare l'avvelenamento ai danni di Roberto Ferri e Marina Giordano. In realtà, l'imprenditore voleva attentare soltanto alla vita del tycoon, dato che la sua ex moglie è astemia. La sua macchinazione, però, ha finito per provocare gravi danni anche alla Giordano. Per fortuna, Marina e Roberto, dopo giorni e giorni d'ospedale, sono stati dichiarati fuori pericolo. Il piano orchestrato dall'imprenditore, dunque, è stato un flop e, sempre più folle, l'uomo ha rapito Marina. Lei ora è prigioniera del suo ex mentre Roberto, qualche giorno dopo la scomparsa della sua amata, ha ricevuto una lettera in cui lei affermava di aver maturato la decisione di trasferirsi fuori per un po'. Ferri, però, dopo attente analisi, è pervenuto ad una giusta conclusione: Marina non si è assentata da Napoli volontariamente. Deve esserle capitato qualcosa. Forte di questo convincimento, a breve, lo vedremo indagare attentamente sul suo sequestro. Riuscirà a rintracciarla prima che le succeda qualcosa di brutto? Gli spoiler appaiono molto rassicuranti, in quanto precisano che la sua prigionia sarà breve e che essa porterà Franco e Roberto a riavvicinarsi, dopo le ultimissime tensioni che li hanno portati ad interrompere il loro rapporto di stima e di amicizia. Comunque sia, pian piano Roberto si avvicinerà alla verità. E, ripensando agli ultimi accadimenti, comincerà a pensare che la Giordano sia stata rapita dalla stessa persona che li ha avvelenati. Purtroppo, però, tutti gli sforzi dell'uomo di ritrovarla risulteranno fallimentari. Intanto, Marina, allo strenuo delle forze, progetterà di scappare ma... Proprio quando starà di nuovo assaporando la gognata libertà, ecco che Fabrizio irromperà bruscamente, bloccando le sue intenzioni. Sebbene sarà distrutta dal dolore, la donna proverà a lanciargli un accorato appello. Il tutto avrà successo? Gli spoiler annunciano che Rosato, in un momento di lucidità, acconsentirà a rilasciarla, salvo poi cambiare idea. Inoltre, altre anteprime indicano che, ad un certo punto, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato che manderà all'aria ogni possibilità di salvezza. Purtroppo non abbiamo ancora abbastanza elementi per capire cosa si verificherà con esattezza, ma quel che è certo è che tale vicenda ci accompagnerà ancora per molto, non si risolverà in tempi brevi. Roberto, infine, si convincerà che la sua amata sia ritornata con Fabrizio e nemmeno Filippo riuscirà a consolarlo. Per fortuna, però,
tale tesi verrà da lui stesso smontata subito. Quasi all'improvviso il tycoon verrà colto da una sorta di illuminazione che lo porterà ad una giusta conclusione. Anticipazioni un posto al sole. I piccoli di Palazzo Palladini alla ricerca del fantasma. Tensione e suspense saranno i tratti distintivi della puntata di Un posto al sole. I bambini di Palazzo Palladini si metteranno alla ricerca di un'entità misteriosa che ci catapulterà in un episodio da non perdere. Tutto avrà inizio quando Alberto Palladini farà loro dei racconti a dir poco inquietanti riguardo ad un fantasma che dimora da anni ed anni tra le mura dello storico edificio di Posillipo. Ad un tratto, calerà la notte e, mentre lampi e fulmini squarceranno il cielo di Napoli ed i tuoni contribuiranno a rendere l'atmosfera intorno ancora più tesa, Bianca e Jimmy, incuriositi dalle storie dell'avvocato, decideranno di mettere su un piccolo team. Esso verrà capitanato da Camillo che con i suoi amichetti inizierà a dare la caccia al famigerato fantasma. I genitori dei ragazzini si allarmeranno a causa della loro prolungata assenza? I bambini finiranno anche per perlustrare il vano che potrebbe custodire il tesoro che Lia Longhi sta cercando? Vedremo. Anticipazioni Un posto al sole. Nuove tensioni tra le gemelle Cirillo. Il ritorno ad Un posto al sole delle gemelle Cirillo, entrambe interpretate dall'attrice Gina Amarante, sta portando non poco scompiglio nella vita di Nico Poggi, il quale sta pian piano cercando di metabolizzare la morte della sua amata Susanna. Come ben sapete, nella speranza di proteggere il piccolo Jimmy da eventuali delusioni future, il legale ha cominciato una vera e propria battaglia contro la madre del bambino, Micaela, sorella della sua ex Manuela. Quest'ultima, intanto, ha lasciato intendere di non aver mai veramente dimenticato il Poggi. E sta facendo di tutto per riavvicinarsi a lui. Micaela, invece, è interessata più che mai a salvaguardare il rapporto con suo figlio. E, dunque, vede come una minaccia il fatto che sua sorella possa far coppia un domani con Nico. In effetti, se ciò dovesse verificarsi, l'avvocato arriverebbe ad allontanare sempre più Micaela dalla vita del bambino. Di recente, quest'ultima ha giocato d'astuzia. Come abbiamo già visto, si è presentata allo studio legale di Punto in Bianco ed ha fatto capire a Nico che Manuela è ancora innamorata di lui. Il ragazzo, colpito dalle sue parole, il giorno seguente, ha cominciato ad assumere un comportamento freddo e distaccato verso Manuela, la quale è sprofondata dell'angoscia più totale. Ora, le nuove anteprime indicano che, tra qualche puntata, assisteremo ad una furibonda lite tra le gemelle. Il tutto avverrà nel corso della prima festa di compleanno della loro nipotina, la piccola Elisabetta Sartori. Le due si affronteranno a muso duro. Ad un certo punto, urteranno Serena e provocheranno la caduta e il disfacimento della torta. Su tutte le furie, la moglie di Filippo le inviterà ad andarsene dalla sua vita perché, a suo dire, sono capaci solo di provocarle dolore e sofferenza. Nel frattempo, Jimmy, sempre più giù di corda, non vorrà più avere rapporti con la madre mentre in Nico si concretizzerà sempre più la paura di una nuova escalation legale da parte di Micaela. Cosa dobbiamo aspettarci da questa storyline? Sicuramente nuove tensioni, dato che Manuela, sempre più in pena per la freddezza del Poggi, arriverà a prendere una forte decisione prossimamente. Anticipazioni Un posto al sole. Damiano Renda, a breve conosceremo personaggi collegati a lui. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci su un personaggio, secondario, che sta acquistando sempre più importanza nella trama di Un posto al sole. Stiamo parlando di Damiano Renda. Se qualche settimana fa lo conoscevamo solo come uno dei tanti agenti della scorta di Eugenio Nicotera. Ora invece sta assumendo sempre più rilevanza nella narrazione, soprattutto quando si è distinto per aver partecipato alla cattura del camorrista che ha sparato a Viola ed ha ucciso Susanna. Nelle ultime puntate, le apparizioni di Damiano sono considerevolmente aumentate. Questo personaggio, dunque, appare piuttosto stabile e vi anticipiamo che la situazione non cambierà. Anzi, Renda continuerà a restituire il sorriso a Viola ed al piccolo Antonio. Inoltre, nelle puntate di inizio novembre 22, vedremo comparire altri personaggi collegati a lui, ed ovvero il figlio Manuel e l'ex moglie Rosa. A Viola toccherà l'arduo compito di rassicurare il poliziotto e di risolvere un problema del ragazzino. Se con quest'ultimo la donna riuscirà a stabilire una buona connessione, non si potrà dire lo stesso con Rosa. Infine, spoiler sugli appuntamenti invernali segnalano una avvincente trama ove Damiano sarà parte attiva. In tale ambito, gli autori tratteranno una tematica piuttosto importante.
Di cosa si tratterà? Lo scopriremo presto. Un posto al sole è pronta a stupirci con storyline ricche di suspense. Per questo, non perdetevi le nuove anticipazioni Un posto al sole, vi aspettano momenti davvero clamorosi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.